perché chi pensa di trasformare la città di Treviso in un far west si sbaglia. Chi pensa che Treviso sia un campo per regolamenti di conti si sbaglia, e quindi noi metteremo in campo tutti i controlli necessari per verificare le assegnazioni di questi nuclei familiari che minano la serenità di migliaia di persone che invece vivono all'interno di alloggi comunali o dell'ATER nell'assoluto rispetto e nell'educazione. Quindi questi episodi non sono in alcun modo tollerati. Spero venga fatta giustizia quanto prima e venga preso il responsabile di questa sparatoria, anche se mi pare di aver capito che si sono sparati entrambi. Però il messaggio è chiaro, cioè chi pensa di venire a Treviso ad adottare questi tipi di comportamenti si sbaglia di grosso, e da domani comincerà un'azione davvero molto importante di verifica dei requisiti delle assegnazioni degli alloggi popolari. E cosa cambierà adesso però? Perché già ci fu una polemica, no? Ricorderà lei, proprio nei suoi confronti da parte della comunità qualche tempo addietro, no? Ah beh, ma di quelle polemiche da parte delle associazioni Rom, Sinti, Camminanti e tutto quello che gli va dietro, francamente me ne frego, nel senso che io pretendo che chi vuole vivere nella città di Treviso rispetti le regole, rispetti i cittadini per bene e non adotti questo tipo di comportamenti. E quindi oggi è stato seminato il panico in un quartiere, c'è una sparatoria, c'è una persona in fin di vita e c'è una persona che sta scappando armata con decine e decine di forze dell'ordine impiegate, vigili del fuoco, operatori sanitari. Queste situazioni a Treviso io non le tollero e quindi attuerò tutti i controlli necessari per verificare tra l'altro se quelle persone potevano regolarmente stare all'interno degli alloggi popolari.